Excuse me, giovane! Noi abbiamo attraversato la strada, no? Dopo il ponte, la piazza! Dove si gioca a pallone! Dove? Where is? On Deadway. Da là! Oh, grazie! Andiamo, hai visto che ti avevo detto, Italia, dove andiamo, andiamo, ci facciamo capire sempre! Sempre! Bravo, sei scaltro come una faina! Vai, vai, vai! Italians, why do they move so much? Io sono italiano! I'm sorry, sir, excuse me, can you tell me which way is the square? Oh, square? But which one? The one with the stadium! Oh, stadium! Yes! What kind of stadium? We have a football stadium, another football stadium, tennis stadium, rugby stadium, cricket stadium. Cricket stadium. We even have a curling stadium. Oh, the curling stadium! That's a good one. Giovane, non ci abbiamo tutta la giornata. Voglio sapere dove sta la piazza, dove sta lo stadio, dove si gioca a pallone. Dov'è? On that way. Ah, e tanto ci voleva. Arrivederci. Grazie. Ho capito questi stereotipi, gli stereotipi. Ma i gesti arrivano, sono internazionali, toglietemi tutto, ma non i gesti. Tanto state tutto, lo state tutto, chi se ne fotte? Ciao Mario, Alessia! Dai raga, ma con tutti questi pasi tipici che ci sono in Germania, proprio nel ristorante italiano dovevamo venire a mangiare? A me sinceramente non mi sembra male. Thomas, fai quattro che io mangio per due! Non sei per accogliente sto posto? Ma lo sai che alla fine la prova sta carbonara? Non è proprio perfetta, ci hanno messo speck pan. Però secondo me sta all'estero è giustificabile. Mario, a me mi fa la carbonara! Mario, a me mi porta un'orecchietta alle cime di rap! Cioè, capito i rap? Ho scritto rap. Se costi 18 euro un motivo ci sarà. Pasco sta pasta fatica. Io vado di fretta, mi mangio l'orecchietta. Bravo ragazzi, sono orgoglioso di voi perché la vita senza stereotipi è una vita migliore. È una vita più libera, dove ognuno può sentirsi libero di fare quello che vuole. You have to adapt, adapt everything. No, ma vi prego, no, raga, dai, eravamo arrivati proprio a un punto bello. No, ce l'avevamo fatta per una volta. No, 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 no. Mario, da tu questo menù se lo devi buttare nel cestino. Anzi, sai che ti dico? Se tu non sei degno di questa bandiera, questo è il vilipendio, questa me la porto a casa io. E basta, stavolta veramente no, è troppo, vergognatevi, non è possibile che ogni volta che gli italiani vanno a mangiare fuori, anche se vanno in un ristorante italiano, devono sempre lamentarsi. Cioè, veramente è possibile che in Europa siamo gli unici che fanno così? Mario! Mario, la quinta vez che te lo dico! Paella si dice, non padella! Paella, paella! Mario, ci ha trovato, Mario! Paella, Mario! Beh, Ricky, questo sarà di Madrid Sud, sicuramente. Corre, dale, centrale, dale! Così può! C'è da urlare per questi che corrono appresso a una palla. È un gioco che non si capisce neanche. Perché se prima la palla è entrata in porta, perché non era gol? E mo sì? Quando l'attaccante si trova oltre la linea del difensore riceve palla, è fuori gioco. Cioè, quando l'attaccante supera la linea e quindi c'è proprio esce fuori dal gioco. Ma è inutile, perdi tempo. Alle donne gli puoi spiegare pure la fisica quantistica, la capiscono, ma il calcio no. Il calcio è roba nostra. No, 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 no. Alla donna abbia città, cioè. Amore, ma non sapevo di farsi la Juve. Juve? Non tifo Cristiano Ronaldo. Per me può giocare a 3-7 a boccia, quello che vuole lui, io lo seguo sempre. Guarda là, guarda. Che gioco, che pettorali. Ti mi mangi. Oh, non ti permetti di alzarti, eh? Che mo fanno i replay, me lo devo guardare tutto, tutto. Oh, nonna, bella, cioè, io sto qua, eh. Bella, nonna. Hai mangiato? Sì, no, non ho mangiato, ho fatto uno spuntino piccolino, devo andare a giocare a calcetto, scappa. Da già fare una bella cosa energetica? A così sul campo sei bello Gignuca Scavallo nuovo? Nonna, dai, ma posso mai andare a giocare a stomaco pieno? Ogni volta che cucino e vado a giocare a calcetto devo chiamare l'ambulanza, dai. Prima sono alla panza. E poi Pier, già champion, da bomber, caccio bomber. Nonna, tu la devi smettere sempre con gli stessi argomenti, è un incubo. Basta con questi stereotipi. Oh, nonna! Bella, sono tornato, sto qua! Nonna, bella, sono tornato, sto qua! E quindi? E non dici niente! Ma perché devo dire qualcosa io? Cioè, non hai... Che tengo la terriccia? Non vuoi sapere se ho... Non hai cucinato niente? Niente! Ti giuro stasera, pure domani! Ti è piaciuto lo stereopito? Hai mangiato? E chi se ne importa? Senza stereopiti. Ma dovevi dire questo? Anzi, Pasqua, prima che te ne vai, prendi questa 50 euro. 50 euro per il gelato? No. Fa la bolletta. Mi raccomando, però. Portamoli. Chi l'ha mai pagato la bolletta? Sei ingrassato.
Mamma, basta, ti prego, non ce la faccio più. Ma come non ce la fai più? Io preparati il secondo in contorni, la frutta, il dolce per farvi digerire veloce veloce il caffè e l'ammazza caffè, eh? Mamma, ma basta, ti prego, un po' di pietà. Ma non vedi che Hubert ha collassato? Basta la partita alle 3, questo già arriva vivo. Oh, ma è mai possibile che noi al sud sembra che mangiamo solamente? Basta, io vorrei un sud senza stereotipi. Hai cucinato per me! Di domenica pure! Grazie! E con me a mamma? Posso dire la verità? Un po' scondita, però buonissima! Buonissima! E come ne importa a me? Voglio sapere, è cotto o non è cotto? È al dente o non al dente? Io ho calato 1,5 kg di pasta! Voglio sapere se la devo scolare oppure no! La faccia assaggiare, ma che faccia assaggiare fa? Ragazzi, oggi mi sono superata! Ho fatto 2 primi! 3 secondi e puparuola imbottunata, 12 tipi di dolce, il caffè e l'ammazza caffè. Ma mamma, non avevamo detto senza stereotipi? Senza stereotipi? Ma mica senza i condoni. Non sono stereotipi, sono necessità. Effettivamente ho necessità. Poi metti un poco su gourmet.